dei bravi entrati da questo viaggio in Sicilia, il viaggio, abbiamo detto, del nostro ventennale, e anche per incontrare in effetti un'altra banca del tempo giù della Sicilia. Vi aiuterò un pochino con il mio diario, nel senso, per vedere un po' di mettergli cronologicamente tutte le cose che abbiamo visto, le cose che sono anche successe. Allora, diciamo subito dall'inizio, il viaggio forse non è partito benissimo perché ci siamo trovati senza il capogruppo, diciamo, quindi c'è stata Franca sicuramente quella che si è trovata addosso il peso di tutta la vacanza da dover gestire così alla mattina, proprio improvvisamente. Quindi c'è stato quell'attimo un po' di abbandono che forse abbiamo sentito, però ci siamo ripresi, direi. Quindi è andata bene. Prima arrivo a Catania, un impatto secondo me bello con la Sicilia, ci siamo trovati bene perché abbiamo mangiato. Il primo arrivo in città è stato per pranzo. Però se faccio un passettino indietro, il primo impatto è stato, tra le varie cose che ci sono successe, si apre il bagagliaio del bus e ci troviamo un cagnolino già dentro. È un cane che era entrato a dormire, era rimasto lì tutta notte. Quindi vabbè, questa fa parte delle cose che hanno punteggiato il viaggio. Torniamo a Catania, abbiamo fatto questo pranzo in cui tutti abbiamo voluto subito assaggiare le cose locali, quindi chi con gli arancini, chi cannoli siciliani, quindi di tutto di più. E abbiamo trovato subito molto economica, perché almeno in quel posto che siamo andati 60 centesimi un caffè, veramente una cosa che ci ha lasciato sbalorditi, per cui ci eravamo preparati, non dico a pagare tanto per questo pranzo, ma tutti l'abbiamo pagato molto meno di quello che ci si aspettava. Ci ha raggiunto comunque la nostra guida, Chiara, che ci ha accompagnato per i primi 3 giorni. Noi eravamo nella piazza, quella con l'elefante, e abbiamo cominciato questo giro in Catania. Diciamo che la particolarità della città è questa pietra scura contornata di bianco, con finestre contornate di bianco, ci sono anche i balconi, quindi c'è questo chiarore, ma c'è la scritta delle case. Molto, io l'ho trovata molto, molto pulita, bella, piaciuta. È stato un assaggio, perché ovviamente non si può girare tutta Catania in un pomeriggio. E comunque poi noi avevamo anche l'albergo da raggiungere, per questo giro per Catania, che è stato il primo assaggio. Siamo arrivati ad Ali Terme, un albergo bello, soprattutto perché dava la possibilità di un bagno, perché c'era la piscina, non tanto il bagno a mare, ma c'era questa piscina d'acqua termale. Secondo giorno, dunque, abbiamo avuto non troppa fortuna con il tempo, perché c'è stato un po' di annuvolamento, e siamo andati a Taormina. Taormina è un gioiello, penso che tutti l'abbiano visto, quasi, insomma, non c'è tanto da descrivere, per cui è da visitare, è una città da perdersi, veramente molto bella. Io c'ero stata, però probabilmente certi aspetti, certi angoli non li avevo visti, quindi mi è piaciuta molto. E c'è anche questo panorama dal teatro, che è veramente spettacolare. Appunto, cioè, abbiamo avuto un po' di sole in quel momento, quindi ci ha accompagnato nella visita del teatro, quindi è stato molto bello. Poi purtroppo il pomeriggio invece è stato un pochino sull'umido, qualche scroscio, quindi però ce l'abbiamo ci fatta tutti. Rifugiati. È andata bene lo stesso, ce l'abbiamo fatta tutti un po' di più, abbiamo curiosato per la città. Purtroppo questo non ci ha permesso alla sera di fare nessun bagno alle terme, perché vengono chiuse quando piove. Terzo giorno siamo andati a Messina, giusto? Lì abbiamo avuto un altro inconveniente, ma diciamo un po' dopo, quindi abbiamo fatto il giro della città, che poi il giro della città in realtà
è tutta la piazza con questo campanile, col mezzogiorno, con queste girotondi di statue, il gallo, il leone, insomma questo girotondo che abbiamo visto, molto bello. Poi ognuno si è un po' perso in giro per la città, però ecco, Messina non è una gran bella città, secondo me appunto è stata ricostruita anche male in qualche modo, quindi non è sicuramente la parte più bella del viaggio. E lì appunto abbiamo avuto la brutta notizia che traghetti erano in sciopero. Noi avremmo dovuto fare passaggio da Messina fino a Reggio Calabria per poter vedere il museo, quindi abbiamo avuto questa brutta notizia, avremmo avuto solo il traghetto all'andata. Per cui insomma c'è stato un po' di panico per pensare a qualche alternativa, però alla fine abbiamo detto che si poteva andare lo stesso con un altro traghetto. Insomma, abbiamo dovuto fare un altro giro, quindi perché comunque quelli traghetti delle Ferrovie dello Stato non erano in sciopero, erano in sciopero quelli proprio esattamente quelli nostri, per cui abbiamo potuto visitare Reggio, abbiamo potuto vedere il museo, che secondo me è molto bello, merita, proprio il museo di là dei bronzi, che chiaramente sono quel tam-tam che richiama il turista, sono bellissimi, veramente molto molto belli, ma sono comunque in questa cornice museale molto molto interessante, perché ci sono veramente delle cose che non conoscevo, e quindi interessante, c'è una bella serie di ex voto, delle targhe in bronzo, delle ricostruzioni anche di particolari di templi, quindi veramente molto molto interessante. Quindi da lì, vabbè, insomma c'è costato un po' di strada a piedi, dover andare alla stazione, poi prendere quindi il treno per andare a Villa San Giovanni, il traghetto, però appunto quella sera abbiamo avuto come finale un bel bagno nelle terme, che quindi ci ha ritemperato. Non dico tutti, però insomma chi l'ha fatto è stato soddisfatto. Giornata successiva siamo andati a Siracusa, a quel punto abbiamo avuto un'altra guida, abbiamo avuto questa signora di origine svizzera, molto ben preparata, e ci ha accompagnato. Diciamo che prima abbiamo fatto noi un giro con un battello, insomma, che ci ha portato a vedere Siracusa dal mare, che è veramente uno spettacolo, è un bel giro, insomma, si può godere di questa città. Poi l'abbiamo attraversata a piedi, tutta l'Ortigia, quindi il Duomo, le varie piazze, le varie stradine, e anche questo è stato un bel vedere. Basta, direi che è stato l'ultimo. Il giorno dopo noi abbiamo concluso di nuovo a Siracusa con la parte più antica, il teatro, l'orecchio di Dioniso, sì, perché ci ha spiegato Dioniso e Dioniso, quindi il teatro era di Dionisio e invece l'orecchio è di Dioniso, questa differenza che non conosce, e poi dimenticavo, scusate, le collega di Calipara invece, cioè ecco, c'è stata anche dimenticavo già, ho detto mi farò aiutare, poi non ho guardato, quindi c'è stata anche la visita alle gole di Arcassar, invece nessuno, o forse qualcuno ha messo in piedi in acqua, non lo so se qualcuno, la Giancarla, giusto, la Giancarla, ecco, però io non ho usato, perché l'acqua deve essere, io l'avevo sentita d'estate, era ghiacciatissima, per cui ho fatto molto volentieri invece un giro in alto, dove abbiamo potuto vedere invece queste gole con le loro forme basaltiche, che sono veramente belle, insomma, sono un bel agglomerato. E poi appunto siamo scesi, quindi è stata anche quella una bella giornata. Prima abbiamo avuto anche il filmato 3D, in cui vabbè, forse un po' più per i bambini, però insomma sì, avevamo l'acqua che ci veniva addosso, il vento, insomma, era tridimensionale in tutti i sensi, non solo era un filmato a 3D. E quindi sì, quello appunto era l'effetto del film, però appunto c'erano le distruzioni, sentivamo il vento. Parla un po' degli alberghi, anche secondo me. Gli alberghi. Allora, gli alberghi abbiamo il primo, quello di Aliterme, dove
siamo rimasti per 3 giorni e devo dire che credo